Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso investimenti mirati. È questa la condizione principale che i sindacati pavesi pongono per la riapertura di fabbriche e aziende. CGIL, CISL e UIL sono concordi nel ritenere necessario un intervento strutturale che passi dal rispetto delle distanze di sicurezza all'acquisto di dispositivi di protezione come mascherine e guanti per i lavoratori. Servono accordi fatti a livello territoriale, accordi che ci permetteranno di andare a individuare in maniera più selettiva tutto il mondo del lavoro e creare poi le condizioni perché ci possa essere la ripresa, la ripartenza delle attività in condizioni di assoluta sicurezza per tutti i lavoratori. Il discorso della sicurezza sarà più facile da garantire nelle aziende più grandi, ma siamo preoccupati per le piccole imprese, sottolinea Elena Maga della CISL. Occorre intervenire anche sui trasporti e sulle mense aziendali per evitare sovraffollamenti che possano mettere a rischio la salute di pendolari e dipendenti. L'altro aspetto che è fondamentale per una provincia che ha forte vocazione di spostamento, soprattutto su Milano, il pendolarismo è molto molto accentuato, io credo che l'accento vada posto sui trasporti, sugli spostamenti attraverso i mezzi pubblici, perché ovviamente non potremo pensare di stipare, come succedeva precedentemente, i pendolari su treni o su metropolitane, come se fossero dei cari bestiame. L'altro aspetto sono le mense e i luoghi comuni all'interno dei luoghi di lavoro. Il documento da seguire a livello nazionale sarà il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo scorso tra governo e sindacati. Ma per quanto riguarda la provincia di Pavia, sottolinea la CGIL, occorre fare anche una riflessione sul futuro del sistema produttivo. La domanda che ci poniamo è se questo modello, quello che abbiamo avuto fino ad oggi, è un modello che regge e adatto a affrontare le sfide future o, come siamo più propensi a pensare, bisogna proprio rivedere il sistema in generale, le filiere, gli ambiti di sviluppo, gli ambiti di investimento, attingendo a risorse europee, regionali, nazionali, ma anche alle risorse del territorio, perché le sfide che abbiamo di fronte saranno delle sfide davvero difficili da affrontare.